poesia lirica ossuta, diciamo, non è che scivola con delle parole particolarmente pesanti e contemporanee. E quindi io ho messo questi segnetti. Lei legge con una voce meravigliosa, non solo le sue di poesie, ma anche le poesie dei grandi della letteratura. E quindi se, non so se tu hai già fatto una selezione delle cose da leggere, io non so, ti suggerisco partire da questi. Poi va bene, questa è una delle cinque raccolte La terza. tu hai scritto cinque No, ho scritto raccolte, tre. tre, di Ridico la bellezza, Non parlare per Dio. dire, mi ha edito per una passata e poi ha pubblicato su riviste, ha fatto varie performance. Vado A io. che cosa ti stai dedicando adesso? Allora, vabbè, le persone poi. I lavori sono tre, sono quattro. Sono quattro lavori, sono sette carte alla regina, che è un lavoro di prosa, quindi molto più impegnativo. Un altro lavoro di poesia, L'anima e la notte della poesia di altri versi. La Deuxième Muse, che è un libro che voglio pubblicare a Parigi, che sono dei sonetti erotici, e che Lucrezia Le Rose, una cara amica, sta traducendo. In realtà sono. Nuda Fiocina, ti sei Ah, no, ma scordata? quelle sono le prime Le prime hanno pubblicazioni. detto. No, in realtà sono Le tre prime libri e di sono. prossima pubblicazione Lettere per Alda Merini, che sono delle prosette. Sarà un libro molto particolare perché è pubblicato con uno stampatore d'arte, con uno stampatore storico, che è il nipote di Giorgio Quiglio a Milano. Ho deciso di pubblicarla a Milano perché Alda Merini è nata e è morta a Milano, quindi mi sembrava l'omaggio più bello ad Alda. Sarà un libro d'artista, quindi esposto nelle gallerie d'arte, sarà un lavoro completamente diverso dai lavori editoriali, cioè noi pubblicheremo 5 copie di una lettera, nel tempo pubblicheremo le varie lettere che in totale sono 11. Inedito per una passante il mio terzo libro e non dico che è il migliore perché secondo me, non lo so, poi ognuno. Anche non per lavoro a dire a quell'orgoglio molto bello, no? Sicuramente è un libro per chi l'ha letto, insomma, pieno d'amore, di poesia, di fiori. Ci sono tutti i fiori possibili e immaginabili. E si dice che è un libro che ho scritto perché ero innamorata, ero profondamente innamorata. Quindi non è stato un libro scritto con, a differenza di Non per l'amore a dire, che è invece un libro scritto con più dolore. È un libro che nasce anche dalla rabbia, nel senso io posso dirvi che la sera delle peonie io l'ho scritta e io non avevo mai visto le peonie. Quindi c'è stato questo input che mi è stato dato sulle peonie, io non le avevo mai viste, nel senso le ho viste un anno dopo, questi fiori, queste peonie, no? Però mi sono ritrovata, quando ho visto le peonie, ho detto, eh sì, sono un po' come le ho scritte io, sono eleganti, no? Sono delicate. E un po', io devo ringraziare perché, devo ringraziare innanzitutto Cetta e Giorgio Barberi Squarotti, perché sono le due persone che mi hanno dato fiducia e Cetta mi dà anche spazio, però sono le persone che amano la mia poesia, sono vicine alla mia poesia e sento questo amore. Giorgio Barberi Squarotti io non l'ho mai conosciuto, non l'ho mai incontrato di persona, quindi lui conosce soltanto le mie poesie e c'è queste lettere che vanno avanti da variato tempo e questo grande amore che io ho per lui come persona e lui per la mia poesia. È un momento, allora, devo dire che è nato per una passante un libro molto bello che ha sofferto molto, cioè, e io ho sofferto insieme a Nadito per una passante, perché purtroppo questo non è un mondo che ama la bellezza e quindi un po' no?
si rischia sempre in qualche modo, no? Soprattutto se si fa poesia lirica, che come dice Cetta è un po' coraggioso, oggi come oggi, fare della lirica, parlare di fiori, di amore, insomma, è un libro che sento anche molto vicino a Dino Campana, perché insomma poi le metodologie delle cloache della letteratura italiana, utilizzando i termini, c'è stata una similitudine con Campana, nel senso non mi hanno fatto sparire il libro, perché il libro fortunatamente è stato pubblicato, però insomma di ostacoli e di modi di voler rubare, no? Qualcosa. Ce ne sono stati vari, forse anche per questo oggi siamo così pochi, perché io preferisco sempre, no? Diceva Edoardo Sanguinetti, ecco, nominiamo un poeta amico, Edoardo Sanguinetti diceva: a me l'importante è che io, anche che mi leggano due persone, basta che siano due persone intelligenti, quindi non è importante il grosso pubblico. È un libro anche che è stato presentato, è del 2008, quindi un libro che è stato presentato tante volte, la prima presentazione è avvenuta proprio quando è uscito, e con Fabrizio Rufo, che mi ha accompagnato per un anno. Poi è un libro che mentre io lo scrivevo facevo serate, quindi è un libro vissuto, stravissuto, no? E io dico che insomma, io dico sempre, come dico a Cetta, che la poesia trova la sua strada, e che c'è soltanto una strada per la poesia, che è la poesia, appunto. E voi che siete qui, lo ribadisco, Cetta è un esempio di come la poesia esiste e trova la sua strada, perché io quando ho conosciuto Cetta qua per la prima volta mi ero anche persa, non sapevo chi lei fosse, ho letto Il pianto della scavatrice di Pasolini e poi lei mi ha richiamato, dopo ho saputo che lei era la moglie di Alio Pagliarani, e quindi è stato tutto in maniera pulita, e io credo che l'unica strada, la poesia non può che essere pulita, anzi sicuramente è un atto coraggioso, andare un po' anche in direzione ostinata e contraria, in un mondo dove tutto può essere sporcato, no? Dalle parole, dagli atti, dagli occhi, in un mondo che poi è quello che noi viviamo. Però io dico sempre che la poesia è la papessa, non si vede, non esiste, ma è eterna, e quindi ha una forza che gli viene comunque da qualcos'altro, no? Appartiene agli dèi, a Dio, non so. E quindi io ecco, ringrazio la poesia per la bella persona che mi ha fatto incontrare, che accetta, ringrazio la poesia perché mi ha dato sempre, cioè mi ha sempre salvato. Io dico sempre che la poesia mi ha salvato, no? Cioè, adesso penso a Alda Merini che diceva se la poesia dovesse abbandonarmi, no? Anche la poesia ha salvato Alda Merini anche dal manicomio, insomma. A me mi ha salvato anche da tanti momenti difficili. E io credo, ecco, che è un dovere, insomma, per chi può fare poesia. C'è anche Alessandro qui, che è un giovane poeta, che io saluto, che tra l'altro sta pubblicando anche lui un bel libro, e soprattutto, ecco, dare spazio ai giovani, perché, e questo ringrazio Cetta, perché il nostro è un paese innanzitutto vecchio, è il terzo paese più vecchio del mondo. Dare spazio ai giovani significa dare spazio al nuovo, dare spazio alle possibilità, ma non significa abbandonare il vecchio, anzi, come diceva Alda Merini, e questa cosa mi piace molto che lei diceva, cioè pensate, cioè noi siamo i poeti, siamo i padri, pensate che potete volare sopra di noi come dei grossi tappeti e volare sopra la realtà, la triste realtà quotidiana, no? Quindi siamo i figli sulle spalle dei padri, ed è giusto che i padri si prendano anche la responsabilità, i padri e le madri si prendono anche la responsabilità di dire ok, ma andiamo avanti figli, no? E quindi questo è un invito che io rivolgo proprio all'Italia in generale. Per fortuna Cetta nel suo piccolo, con me ma anche con altre persone, insomma, lei lo fa, e di questo
ne sono grata. Io so che le persone che amano profondamente la mia poesia lo tengono molto per sé, come so che la persona che ha ispirato questo libro e ama molto questa poesia lo tiene molto per sé, e perché io credo che poi la strada della poesia sia una strada sostanzialmente intima e personale, per quanto poi le parole abbiano una forza, e in questo caso penso anche alla poesia che getta sale l'epigramma di Elio, che a me piace molto, no? Però è sempre un qualcosa che poi è nostro. Io vedo anche io come vivo i poeti, l'incontro con Pasolini o anche l'incontro con Elio Pagliarani, no? Poi è sempre qualcosa di nostro, di intimo, no? E vabbè, non parlo troppo perché sennò Cetta vuole, Cetta mi ha segnato quelle che vuole che io legga. Trovate, ho trovato il libro con questi libri, mi hanno colpito, tutte belle, ma queste mi hanno colpito di più. Se ti trovo, se vuoi leggere altro. Non i fiori male rose le leggo. Certo. Questa poesia, lo dico davanti alle telecamere, che poi ecco, questo è un esempio di... Io non credo di essere detentrice di nulla, no? Credo che ognuno nella vita ha un linguaggio, ha un modo di sentire, di dire le cose, e tutti i linguaggi, tutti i modi di sentire sono rispettosi. A volte ammetto che quando leggo questo libro dico, però cavolo, effettivamente non sono male queste poesie, no? Nel senso, cioè qualcosa c'è. Quindi questa, per esempio, porto l'esempio di questa poesia che secondo me è molto bella e forse credo che è quella che susciti più invidia di questo libro. Però in realtà è un libro dedicato, per una passante, un libro dedicato alle donne, è un libro che canta le donne, canta noi donne, canta la rosa, canta i fiori e canta Malala e Gioia. E è una donna che canta le donne, quindi ha anche un senso di vicinanza, ma non è soltanto un libro che canta le donne, è un libro che canta anche noi passanti come fiocchi di neve, perché siamo tutti di passaggio. E in questo nostro passaggio io dico sempre che quello che è importante, che noi lasciamo, è il cuore, prima di ogni altra cosa. E vado, leggo perché sennò faccio una conferenza stampa. Non i fiori ma le rose. Voglio contare le rose rosse, dure e rosse, di purpura memoria, poi quelle con la bocca gialla, eternamente chiuse, le rose bianche, vergine bianche, chiare come la morte, bianche come l'attesa, non i fiori ma le rose. Voglio contare le rose, quelle della tua mano, che colano dal tuo sesso, che invadono la parola, la rosa della mia mente, la rosa della vittoria. La rosa, solo e sempre la rosa, che non sono che rose, petali e profumi di rose. L'addio. Lei va cucendo parole scarlatte, bordi di maggio e papaveri, lui la sostiene. Gira il giovane amore, gira le sfere che il fiume un destino, si separa il bastone dall'anima, s'ammucchino le serenate, cade la lacrima, lo chiude la bocca, volteggiano a bordi di maggio i papaveri. Questa pure è bella. Io ti vorrei così, ragazza. Io ti vorrei così, ragazza, nuda e vera, con il balsamo del tuo cuore tra le mani taciturna. Chissà dove andranno le stelle, quale luogo possiede la fioritura delle tue parole, la morte ha sempre uno spazio segreto e tu dritta tra queste cose non lo valichi. Semmai amandoti o non amandoti. Io se, leggo, segno, Cetta ha segnato, vado con quelle che ha segnato Cetta. No, ma poi senti di libera. Ah, ricordo Valentina, fiocchi di neve. Questa. Dal cielo cadevano i fiocchi di neve. Come cade il dolore, è il mondo tutto, inverno volevano i fiocchi di neve, sui rovi tra gli uomini furono i fiocchi di neve, e passavano, e morivano,
questa piace tanto una bambina, Aurora, e il papà di Aurora ha fatto un bel video con la mia voce sulle nuvole. Le nuvole che attanagliano le nuvole. Notte tarde, nell'albero, la pietra, la foresta del mare, venne piano, feroce, il bacio del giorno, venne l'incontro. E sono le nuvole, le palpebre, montagne, ombre nel cielo. Grazie, Scetta. Vabbè, voi lo conoscete, io... Le ombre anche bella. Le ombre, come sono lunghe le ombre, e sospirano quest'ombre. Ombre sole e ferme senza tempo che scoccano il bianco tempo. Ombre scese da lampioni, strette nelle case, passate a guada a cuore. Ombre imporrite dell'amore, cave del silenzio, ombre che adombrano le ombre. Per questa terra camminano, ballano, si inseguono le ombre. Sono lunghe queste ombre e custodiscono parole, il dubbio di altre ombre. Non credere mai o l'appuntamento? Leggere tutte e due. Non credere mai alle signorine con i capelli tinti. Sì, 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 sì. Al ciglio battuto per caso, alla parola spesa, alla parola data. Crede al silenzio, a ciò che può essere solo taciuto. Guarda, è in alto la volta del cielo, ciò che è distante e vicino, ciò che non vede è compreso. Ricorda, un poeta non dorme che nella veglia, e i bambini hanno solo domande. Tu Scetta, perché sei di parte? Il silenzio. Questa piace anche tanto a me. Un palloncino è il silenzio. Una mano è il silenzio. Nel tuo cuore resta il silenzio. Il silenzio va cucendo il silenzio. E se mi manca il silenzio, il nostro nome è silenzio. Senza un anello, carto o calendari, l'amore è silenzio. Così batte piano il silenzio e chiamiamo distanze. Scriviamo canzoni. Ora io chiudo con... Voglio chiudere con due poesie da inedito per una passante e leggere due nuove dal nuovo libro, quella scritta per Francarame e quella per Cetta, che è qui, e mi sembra giusto. Allora, chiudo con Canto per Malala e Gioia e con La sera delle peonie, perché queste due poesie fanno parte di questo evento a cui tengo in maniera particolare, che è contro la violenza sulle donne. Ci sarà anche un testo di Cetta, ci sarà lo stupro di Francarame. E io ho conosciuto Malala e Gioia, il mio pensiero va sempre anche a lei, una grande donna. E io dico che noi donne non è che qui in Italia siamo poi messe così meglio in realtà, Questo se non ora quando, io lo sto facendo da tempo, e poi se non ora quando, io non voglio entrare in polemica, ma io credo che non serva scendere in piazza a dire se non ora quando, ognuno di noi nel piccolo può fare la sua lotta. Sicuramente è un mondo che non amano le donne, le donne non hanno potere, sono poche le donne che stanno nei posti di potere. Io dico sempre e mi auguro sempre che, insomma, le donne crescano appunto come le rose, che siano un po' questi incanti che dobbiamo proteggere. Io in qualche modo la mia poesia è vicina alle donne, sono una donna che ama profondamente le donne nel senso più alto, e quindi io spero che, ecco, che la mia poesia possa aiutare, no? questo nostro percorso in questo mondo, che poi io non voglio entrare in conflitto con gli uomini, anzi io amo profondamente anche gli uomini, e la cosa bella è che molti amici uomini hanno accompagnato queste poesie scritte per donne. La sera delle peonie, un amico musicista ne ha fatto una canzone, la musica,
la poesia del bacio, un amico ne ha fatto un quadro, quindi io credo che è bello che poi la poesia riesca anche a ricostruire questo dialogo tra l'uomo e la donna, che forse credo che è quello che proprio manchi, no? Quindi io chiudo con Canto per Manale e Gioia, La sera delle pionie, e poi questa poesia per Franca Rame e per Cetta, dal nuovo libro L'anima e la notte. Io canto la voce di una donna, di altre 100.000 donne, canto queste donne, queste madri, queste figlie, questi occhi possano vedere, queste mani hanno altre 100.000 mani da toccare, senza polvere e senza catene, canto il loro canto, che non si pieghi, che non si fermi, che germogli questo canto per altre 100.000 donne, canto la voce di una donna, senza fili, senza barriere, senza il seme del loro sangue, senza nessun padrone, canto questo fiore, canto questa madre, canto questa figlia, canto il canto di queste donne, altre 100.000 donne. Nella sera, davanti alle peonie, davanti a un cielo stellato, saprai di sera, già bella, sopra il cielo stellato, e non cadranno le peonie, cadrà l'amore, cadrà la sera, e la sera ti farà l'amore e ti farà bella, e tu sarai l'amore e sarà la sera, in un cielo stellato. Franca Rame, noi impareremo dalla guerra degli umili, perché tu sei la lotta e la speranza, la madre, donna, regina, la vasta signora dei giusti. Accetta. Accetta e qui chiudo. È un augurio per me, per lei, per tutti noi. Affidiamoci al cielo e all'immenso, perché il poco, perché i nostri cuori siano saldi e il poco sia certo e compiuto. Grazie ragazzi. Posso? Sì. Allora, non parlo da critico, ma da amante della poesia e da scrittore di poesie, anche se resta non è chiuso il cassetto, però ci sentiamo. Nonostante l'avvertimento nell'introduzione ad una certa influenza di Dino Campana sulla sua poesia, più che Dino Campana io avverto nella sua poesia molto Saffo e Baudelaire. Quello che colpisce poi, anche dal discorso che ha fatto introduttivo, è questo bisogno di superamento della dimensione della realtà. Questo continuo riferimento che lei fa nei versi alle stelle, al cielo, è un riferimento a qualcosa che sta al di fuori della realtà in cui vive. C'è in lei questo distacco, questo bisogno di distacco dalla realtà in cui è costretta, tra virgolette, a vivere? Che bella questa domanda. Bella. Grazie. Beh, in realtà sì, un po'. Allora, e rispondo prima alla prima, Saffo. Saffo sicuramente sì, perché essendo io una donna che ama le donne, e quindi nel senso più alto, perché è anche nel senso, insomma, essendo io un amante del mondo femminile, sicuramente è un... No, ma io parlo più di linguaggio. Di linguaggio. Saffo. Il linguaggio sì, non lo so, Saffo l'ho studiata, sicuramente sì, ci sono cose comunque di Saffo. Perché è il linguaggio dell'amore. Dell'amore, sì. Baudelaire, sì, ma c'è anche Campana in realtà, perché c'è la musicalità di Campana, c'è un... È un libro, un po' anche la follia campaniana, è stato... Non ho escluso Campana, ho detto... C'è anche questo. Tanto. Baudelaire, sì, sono tutti riferimenti... E poi in realtà c'è anche Celan, stanotte la notte delle fronti, ti sto girando un bacio a mano, una manciata di rosso, il cerchio del silenzio è giallo. C'è una visione, sostanzialmente, ci sono delle poesie che sono visionarie, sono delle visioni. È un libro. Essendo un amante del Fleur de Mar, le sento qui dentro.
Sì, non è, diciamo che sono i poeti che ci abbiamo, però io non, Baudelaire sì, vabbè sì, è un maestro, quindi assolutamente. Il bisogno del distacco dalla realtà, assolutamente, assolutamente, perché... Non la soddisfa. No, assolutamente no. Eh beh, insomma, se dovessi guardare... Beh, ecco, in questo caso è uscito Les Enfants du Paradis, che è il mio film preferito, e c'è Battiste che a un certo punto dice a Garanzi, io mi sento così, nel senso, con quella visione del mondo, no? Dice, io dormivo, sognavo, amavo, dormivo e sognavo, no? Provavano a svegliarmi, a colpirmi, in tanti modi anche a me lo fanno, no? Però io ho continuato a sognare, no? Nel senso... il mondo ha bisogno di questo, nel senso, se poi dovessimo guardare, io credo che gli occhi del poeta servino a questo, cioè che la poesia serva a questo, perché il mondo, i messaggi che ci arrivano dal mondo sono tristi, è la cronaca, la violenza, un continuo, no? È un continuo dai mass media, dall'informazione, un continuo dal ruolo della donna, dalla donna, insomma, è un continuo di mancanza. La poesia serve a questo. Anche se, mi consenta, c'è un contrasto tra questo attaccamento all'amore, che è molto terreno, e questo bisogno di innalzarsi, di non vedere quello che sta intorno a noi. Ma in realtà, ecco, per esempio Inedito per una passante è il libro più spirituale finora scritto. In realtà anche L'anima e la notte, anzi forse L'anima e la notte è anche il libro più libero, no? C'è veramente molta libertà, perché comunque Inedito per una passante è legato a delle passanti, a degli incontri, e in qualche modo si è anche un po' chiuso in questi incontri. C'è questo Inedito per una passante, l'amore è stato del tutto spirituale. Di terreno c'è stato ben poco, proprio a livello anche di innamoramento fisico è stato veramente mistico, in questo senso, venendo io anche da un luogo che è mistico, essendoci monasteri, insomma, anche perché posso dire che veramente, e queste sono cose che ho vissuto nella realtà. Ho letto dei versi in cui si avverte molto però la sensualità, quindi la fisicità dell'amore. Assolutamente, quello c'è, ma infatti quella sensualità c'è, è una sensualità sublimata. Nel senso, è stata una sessualità non vissuta pienamente. C'è un eros anche in Un fiori male rose, c'è sicuramente un eros che io ho voluto sviluppare in quest'altro lavoro, che è la Dossier Muse. Ho voluto proprio concentrare questo mio eros, che c'è anche da Non per l'amore a dire. Non per l'amore a dire, ti dico, tutto questo amore che ho processato tra le due calme. C'è un mio eros che io ho voluto, nei nuovi lavori, ho voluto mettere nei sonetti erotici. Ho voluto proprio dargli una collocazione, perché comunque un eros c'è, sì, assolutamente. Poi Squarotti dice elegante, armonioso. Ah sì, facciamo qualcosa che dice il mio amico Squarotti. Certo. Devo dire una cosa, che quando mi arrivò la prima lettera di Giorgio Barberi Squarotti, io non sapevo che la Manni avesse spedito il libro, quindi mi arrivò questa letterina, lui poi mi scrive sempre, è per Dale Zaccaria, e io saltellavo di gioia, ah, proprio Giorgio Barberi Squarotti, sai, lo studiavo all'università, c'ha i suoi testi, come quando la prima volta stavo qua davanti ad Elio e ho tremato tutto il tempo perché stai di fronte ad Elio Pagliarani, lo studio all'università, dice vabbè, ma io non lo sapevo. Cosa posso leggere? Vediamo, perché ce ne sono tante con Giorgio, che è una persona veramente carina, veramente, lui veramente, io mi sento che lui comprende molto. Ah, ecco, leggo una che non è pubblicata, è molto bella, questa, ecco, ecco, Giorgio è, questa me la scrive, è una delle ultime, è il 21 maggio di quest'anno. Cara Dale, amo anch'io le peonie, tant'è vero che ne ho in casa due vasi e sono luminose. E non è facile capire la scrittura di Squarotti, e fiorite da una quindicina di giorni, e a me non ho potuto poco contemplarle,
perché mi è capitata un'allergia agli occhi che mi ha ridotto gradualmente la vista. Da ieri le cose vanno meglio e così posso rispondere alla tua lettera che mi rievoca varie vicende della tua vita e della tua attività poetica, perché io con Giorgio mi sono un po' sfogata sulla mia attività poetica, e di cui ti sono profondamente grato. Che carino, del conforto, del fatto che io aspetto la tua raccolta poetica. Presto dovrebbero uscire dei libri dedicati ad intimi della poesia del Novecento, e uno un poco curioso, ariostesco, perché lui è uno studioso di Ariosto, l'interpretazione di due episodi dell'Orlando Furioso che raccontano due utopie delle donne al potere. A presto, con i più affettuosi saluti, Giorgio Barberi Squarotti. Una delle ultime mi è arrivata, vabbè, ce ne sono varie, insomma, quindi sicuramente quella che poi mi ricordo, dove appena lui, io mi sento molto capita, sento che lui comprende molto la mia poesia, anche quando mi ha detto le sue poesie sono gioiose, festose, luminose, ricche di metafore floreali, no? E di un erotismo armonioso. Poi vabbè, vedo tanta grazia in quest'uomo e tanta umiltà, cosa che molto spesso io devo ammettere, purtroppo nel mondo della poesia poco trovato, quindi in questo caso ecco non è molto cambiato da quelle che era il mondo di Campana, insomma, dell'Aleramo, no? Io per questo mi voglio stare, c'è tante volte mi dice no, ma tu devi venire, devi fare, devi andare, ma io voglio stare, mi devo anche preservare, io mi sono detta questa cosa, nel senso ho una mia sensibilità, ho un mio modo di vedere la realtà, ho bisogno anche di preservare il mio cuore, i miei occhi. Per questo la invito a non avvertire il bisogno di potere per le donne. Il bisogno? Di potere per le donne. No, ma anche perché le donne sanno essere anche il molto crudeli. Lasciamolo agli uomini, le donne padroneggiano i nostri cuori, te l'assicuro. No, ma io devo dire una cosa, partiamo da questo, la donna può essere molto più cattiva di un uomo, secondo me, perché la donna ha degli strumenti, cioè la donna può fare veramente male a... male rispetto a il potere, ma io il potere non è, il potere io intendo, vabbè, il potere non so che cosa può essere il potere, io posso dire che il potere, la bellezza può essere per me, una donna che ha bellezza come la vedo io può essere un potere, Cetta ha potere, ma non perché è la direttrice della biblioteca Valliceliano a Crociera, Cetta ha potere perché il suo cuore ha un potere, almeno per, su di me e per me. Quindi non lo so, cioè, poi io ripeto, devo dire che poi... Sì, ah, è così. La stessa sì, cosa, sì, okay. Io sono sottoposto a mia moglie. Ok. E quindi niente, poi devo dire che in realtà le cattiverie più grandi mi sono arrivate dalle donne, è paradossale questa cosa, no? Tu dici scrivi per donne, ti aspetti che l'uomo... No, le cattiverie mi sono arrivate... Ho usato due termini diversi, potere e cattiveria, sono due cose diverse. Sì, le cattiverie più tremende mi sono arrivate da... Ma quella era soltanto una questione di... In realtà dalle donne che scrivono, alcune donne che scrivono, perché poi in realtà... Le donne per le quali io leggo, e Giuliano è un esempio, che ama la mia poesia, anche Cetta, o quando faccio le serate, l'amano molto la poesia, quindi in realtà è più una questione di mestiere, usiamo questo termine che non è così, no? Che non è un mestiere, quindi... Alessandro, vuole dire qualcosa? No, io ti ascolto estasiato, no, un po' incantato, diciamo. E poi, sicuramente... Mi è stato detto tu sei una che sta avanti perché parli di donne e sei una donna. Io credo di non stare avanti perché credo che prima di me ci sono state tantissime altre scrittrici. Un esempio è anche la stessa Sibilla Aleramo. Non credo di essere avanti, credo soltanto che la nostra società è tornata un pochino indietro, che certi atti di coraggio e di libertà le persone non le hanno più. Una Sibilla Aleramo, e lei forse aveva ragione quando diceva sono unica, è vero, cioè perché una Sibilla Aleramo è un esempio di una donna di altissimo coraggio, quindi secondo me è una questione di coraggio, forse sono un po' coraggiosa. A casa ho una vetrina con
le copertine dei libri per me più significativi. L'unica presenza femminile è la copertina del libro edito da Feltrinelli, Sibilla le Ramo. Ah, sì. L'unica. Sì, sì, sì. Il libro su Sibilla le Ramo è bellissimo, pieno di foto, di un diario, una sorta di diario, molto bellissimo. Che il discorso è che... Lascio il microfono perché mi sembra... Forse c'è bisogno del microfono. No. Io credo che in realtà la cosa è diversa oggi, il discorso è la verità, quello che manca oggi, perché oggi in fondo di libertà ce ne sono, no? Più o meno c'è anche tanta trasgressione, il discorso è la verità che manca, non è che manca, è la verità rende liberi. Quello che abbiamo oggi sono... Per me che vedo appunto questo discorso della realtà e parlo della sessualità anche, no? Ma verità all'interno della coppia o in senso generale? In senso generale, in senso la verità di se stessi, la verità in generale. Quello che aveva una Sibilla le Ramo era la verità. La verità anche di vivere col poeta folle Dino Campana. Lei ha pagato un prezzo però, eh? Certo. Questo c'è sempre da dire. Cioè, la donna che vuole essere libera paga un prezzo. Certo, sì. Ma lei, come i giovani uomini? Beh, insomma, è una cosa abbastanza difficile da dire. Io quando mi sono confrontato con Dale, stavo sentendo la lettura, appunto, una delle poesie che mi ha colpito di più è Poetica degli elementi. Ah, quella è bella, sì. E, diciamo, il confronto a impatto è un confronto che lascia freschi, abbastanza puri. Io per esempio mi sono sentito, quando ho letto Poetica degli elementi, è una poesia che è molto vicino anche a quello che scrivo io, Dale lo sa, ha scritto l'introduzione al mio libro che dovrà uscire, e c'è appunto in Poetica degli elementi, io ho ravvisato anche, prima si parlavano dei modelli così, non so se tu consciamente magari hai avuto anche come modello Antonia Pozzi, perché io anche leggendo Poetica degli elementi notavo, ecco, il verso finale, no? Dove dice nel fondo ti cerco, e mi è ritornato alla mente un verso di Antonia Pozzi che appunto dice: amore, il nome che mi hai dato è l'acqua e il pane con cui si va a fine ai confini del mondo. E diciamo, questo è un po' un topos, se posso dire, che pervade la poesia di Dale, ecco, questo senso di amore. E un ragazzo giovane sicuramente ha bisogno di amare, perché come diceva Dale, la nostra società è pervasa completamente, intrisa di violenza. E io per esempio, che scrivo poesie dall'età di 15 anni, mi sono trovato con un mondo dove la speranza è completamente soppressa, castrata, e nel modo più tragico, perché comunque viene fatta una mercificazione, viene fatto completamente uno smercio di quello che è il sangue, di quello che è tutto quanto di più terribile, atroce che può fare l'uomo, no? E quindi, come diceva Dale giustamente, quando la si legge si sente la presenza di, credo di poter dire anche metaforicamente, una stella che va in direzione ostinata e contraria. Sì, proprio. Come diceva De André, completamente in direzione ostinata. Beh, ma il poeta fa questo, cioè il poeta va in direzione ostinata e contraria, diceva De André, no? E quindi... Sì, come no? Beh, Poetica degli elementi. Se si può mettere... Poi leggo quella che preferisco io. Per le colline e per gli occhi, nel cuore del mondo. Dove sbianca, più bianca la luna, sulla povertà degli elementi, sui tetti tentennanti, negli ami della prugna, tra i pini e i suoi aghi, nello scorgare delle campane, nell'acqua, nel fondo, ti cerco. Questa è, credo, veramente bella, una delle più belle. No, cioè non lo so, proprio per la mia esperienza, adesso non so se ho fatto, credo di aver letto relativamente bene, ecco. Insomma, cerco di interpretarla a mio modo. Poi ecco, non si tratta tanto di saper leggere quanto di saper vivere, io credo. Quindi la capacità di sapersi immedesimare, la capacità di saperla vivere. E, diciamo, per la voce, cioè la lettura femminile, come lei diceva, che necessita della voce maschile,
Io sono stato alle letture, ho visto anche poeti uomini che leggevano componimenti delle donne, appunto femminili. Pochi, sì, è vero, effettivamente è vero. Forse perché io credo che ci sia una certa differenza della sensibilità tra l'uomo e la donna. Per esempio, io mi è capitato appunto leggendo Inedito per una passante, così ho fatto un confronto, appunto avendo contatto affettuoso con Dale, della mia e un po' della sua poesia. La donna ha una sensibilità completamente diversa, cioè io credo che la donna, come diceva Dale, sicuramente possiede una verità, che è poi quella chiave mancante dell'uomo, che è anche perché la donna è una parte assolutamente complementare dell'uomo. Però l'uomo questa verità non la sa cogliere e quindi lo stesso si riflette nella poesia. Cioè l'uomo fa più difficoltà, secondo me, a immedesimarsi nella poesia di una donna, perché è dotata di una certa sensibilità che magari il maschio non possiede, senza essere appunto, diciamo, svilente nei confronti degli uomini. Però ecco, anch'io mi sono trovato anche a dover leggere magari dei componimenti di poetesse così che frequento e mi sono trovato un po' in difficoltà. Però ho notato anche il contrario a volte, cioè anche poetesse o poeti femminili, come qualsivoglia, che hanno voluto leggere magari dei miei componimenti e hanno trovato più difficoltà. Dipende sempre da come è concepito e da come si vive, a mio parere. Bravo Alessandro. Sì. Prima di tutto voglio dire che non accetto l'idea di questa complementarietà della donna rispetto all'uomo. Per me sono due individui che si confrontano per tutta la vita. Dove ho sentito Sacco? Innamoramento. Dimmi, forse è questo tremito della carne, il passo d'aquilone, il fermo nei tuoi occhi, il nome che ti va nominando, tu, mio sudario lucente di paura. Sì. E in quest'altra, aperta è la luce, così fu chiara la mente. Mistero del girasole, mistero dell'amore, così fu la rosa nella rosa, la notte nella notte, così la morte, così la vita, così fu l'ombra della tua sete. Forse non te ne accorgi, ma ce n'è tanta però. In realtà quest'ultima poesia che è dedicata ad Annarita, Annarita era... Non è un limite che... No, Annarita... Annarita era una collega di lavoro che è morta molto giovane, a 33 anni, e lei mi diceva sempre, abbiamo lavorato insieme svariato tempo in progetti sociali, e faceva, ma quando me la scrivi Annarita, siccome ho visto una persona che aveva 33 anni all'epoca andare via in pochissimo tempo con un tumore, e scrissi questa cosa, fu un grosso dolore vedere una persona amica, giovane, andare via così. E Saffo, sì, sicuramente Dimmi, è questo tramito della carne, questo passo d'aquilone, sì, sicuramente c'è un inno, no? Un essere, un inno, insomma, un modo di sentire, essendo comunque anche Saffo una donna, una poetessa che aveva una sua sensibilità per le donne simile. E ringrazio Alessandro che tra l'altro ha letto molto bene Poetica degli elementi. Ecco, là mi sento molto vicino a Campana in Poetica degli elementi, perché mi ricordo che quando ho scritto questa poesia proprio di notte passeggiavo e sentivo lo sgorgare dell'acqua sotto e c'è questa vicinanza, un aspetto di Inedito per una passante, al di là dell'amore, è la natura, le nuvole, i fiocchi di neve, gli elementi naturali, è una cosa che io sento molto vicina come modo di sentire a Campana. E è una cosa che vivevo in maniera così forte un po'. Non avverto tanto il senso, come posso dire, tragico che si avverte in Campana, no? Questa poesia.
No, vabbè, campana perché era più... Sappiamo come è andata a finire. Oddio, anch'io ho dei furori campaniani, cioè in realtà voi conoscete adesso la Dale Delicata, però in realtà le persone che anche hanno fatto parte di Nativo, ci sono stati veramente dei rapporti, non dico campaniani, però di grosso scontro, di grosso amore, non violento fisicamente, però di passione che ha quella violenza... Cioè, di forza, è un aspetto mio, cioè un aspetto mio che non se ne va poi in realtà, cioè è un aspetto che nelle storie d'amore, cioè io non riesco, cioè io se le cose non vanno divento di fuoco. Dicevo forse linguisticamente, non si avverte. Sì, ma il fuoco si avverte anche quando le cose... Sì. Linguisticamente non lo so, io sento una certa musicalità vicino a campana, tipo... Hai usato il termine giusto, stavo per dire. La musicalità è campaniana. Le parole sono come note. La musicalità è campaniana. Quando noi le combiniamo in un certo modo, diamo vita a una melodia che può essere forte, drammatica, e questo senso si avverte. La musicalità è molto campaniana, lui è un poeta che io amo molto, infatti l'ho messo in inciso i suoi versi. In linea di dopo una passante, quindi è molto, sì, c'è un ritmo che potrebbe sembrare una ripetizione, no? Un ritmo, una ripetizione che è campaniana. E posso leggere due cose dalla Dusia Muse, tornando sì. All'Eros, che Alessandro che è il mio, Alessandro è un altro ragazzo giovane che mi sta dando una mano, che io ringrazio, del mio paese, che mi dà una mano a portare avanti la mia poesia, segnalando eventi, insomma. Grazie Ale. Voglio leggere due cose dalla Social News. Ti ha aiutato molto essere, come si dice, provinciale in questo, e non cittadina. Non so se tu... Sì, io sono di Subiaco, sono provinciale. Perché in provincia si sogna molto da giovane, Ma io, ecco, io posso dire questa cosa, io ho vissuto, la mia poesia viene da mia nonna e da mia mamma, e, perché io ho avuto la fortuna di vivere in maniera, e quella purezza viene da là, io ho avuto la fortuna di vivere la mia vita, la mia infanzia in una famiglia contadina, ho avuto la fortuna di vivere con i miei nonni contadini, di vivere quel mondo che rimpiangeva Pasolini. Quel mondo che Pasolini, che quelle visioni, no? Sono visioni di contadine e che canta anche D'André e Emanu Fossati. Ho avuto la mia poesia viene da là, è quella purezza viene da là, e, viene da quel modo di sentire e viene anche dalla grazia di mia mamma, perché è una donna piena di grazia, io credo veramente, poi c'è te l'ha conosciuta, non credo che, ma al di là che poi possiamo avere dei conflitti, però ha una grazia che non ho ritrovato in nessun'altra donna, insomma, quindi la provincia aiuta, non lo so, un vecchio maestro pittore che nella mia adolescenza diceva sempre guarda che le cose escono fuori dalla provincia, cioè dalla provincia che vengono le cose. Laboratorio di sperimentazione. La città offre molte attrattive, però la provincia dà più tempo per riflettere. Sì, sicuramente Margottina che ha visto Cetta, ora non c'è più perché sono a Roma, lì Cetta c'è stata, lì c'era un po' l'anima dei miei libri, della mia poesia, sì, c'è un silenzio, cioè, poi venendo io anche da un luogo così particolare, perché vieni da un luogo dove ci sono i monasteri, pieno di... No, io volevo dire che ci aiuta a sognare, a cercare qualcosa di nuovo, di diverso. Beh, sì. Sì, anche mentre la città è già il tutto fatto, la provincia è un'aspirazione, si può anche uscire, però, oppure mantenendo però i legami fortissimi, le radici della provincia. Sì, però non lo so, poi dipende sempre, ecco, come noi, dipende sempre dagli occhi che noi abbiamo, no? Mi è capitato anche in città di avere dei momenti veramente poetici. C'è stato un momento veramente inedito per una passante, cioè stavo a San Lorenzo e ti vedo questa donna che passava. Ma è passata in un modo, mi ha guardato, mi ha sorriso e se n'è andata. Ho detto, inedito per una passante. Cioè, ci sono dei momenti, la poesia può essere a noi cosa.